E Cesare Prandelli, ti aspetto nel mio bar. Mi sembra un caso, quindi se tre esponenti così importanti della nazionale siano di Brescia è una coincidenza oppure è proprio un territorio in cui nascono grandi campioni e grandi allenatori? Non penso che sia un caso, penso che noi bresciani abbiamo una marcia in più. Solo nel calcio? No, in tutto. Hai guardato le partite della nazionale in questo europeo? Sì, ieri sera sì, ho guardato. E cosa hai provato? Ero contentissima quando ho segnato Balotelli. Un po' meno quando c'è stato il rigore. Secondo te l'Italia ha giocato un ottimo calcio, ha meritato di arrivare in finale, è stata trascinata anche da un grande campione come Balotelli. Ah sì, se l'ha meritato, sicuramente sì. Tu qui ricevi molta gente, sono molti avventori, vengono qui, sono esperti di calcio, parlate degli europei o parlate di altri argomenti? Onestamente parliamo di altri argomenti. Qualcuno sì, parla di calcio, però cioè parliamo anche di qualcos'altro. Quindi non è stato l'unico argomento di dibattito in questi giorni qui nel tuo bar? No, ci sono anche tanti altri argomenti.